il mulino aveva delle rotture, allora si fermava. Era necessario individuare la rottura, cercare qualche amico in paese che ci aiutasse per sistemare il guasto. Dopo poco tempo il pezzo era pronto per essere risistemato, bisognava far ripartire il mulino per vedere se il pezzo era giusto oppure se era stato fatto qualche errore. Quindi il mulino doveva essere avviato lentamente perché il pezzo potesse adattarsi alla nuova operazione. Eccolo qua.